seminano a loro volta una cultura, tra virgolette, rovesciata, un'educazione, tra virgolette, rovesciata, per cui poi veramente l'atteggiamento di fondo rispetto proprio alla vita, capite, non è solo rispetto ai prodotti, proprio rispetto alla vita, si impoverisce, si miserisce. L'altro giorno parlavo con dei sedicenni e dicevo, guardate, non ci stanno solo i valori, ci stanno gli ideali. Ideali, ma non guardate, ideali. Cioè, ma io vorrei una famiglia, un lavoro, ideali. No, per esempio, noi insistiamo sempre sui valori, no? Che è una cosa alla fine moralistica, perché sono evocati come dei concetti, no? Mi ricordo sempre quella volta che era, mi pare Casini, che disse il nostro partito è per i valori cristiani, due punti, i botte, il CCT e la prima casa, quelli erano i valori cristiani, però nessuno gli ha detto niente, è stato normale in Italia, no? Paese cattolico, cioè ha detto una bestialità, però insomma è passata liscia così. E gli ideali invece vuol dire che tu hai un sogno condiviso per la società, per la qualità della convivenza. I valori te li puoi anche consumare in modo privatistico, in modo moralistico, e manco t'accorgi che i primi valori sono le persone, mica sono i concetti, la giustizia, l'onestà, la libertà servono per le persone, ma i primi valori sono le persone, la natura, le relazioni, quelli sono i valori. Ma chi lo vede questo? I valori vengono evocati come concetti, normalmente per dividere la vita, no? Allora condanni, che ne so, il padre di Eluana Englaro, la vita è la comunità dei viventi, non è un concetto, la vita è la relazione che ci lega tutti. Se io vedo questo, ma certo che dopo faccio l'economia non per la competizione ma per la cooperazione, ma se non lo vedo, allora capite? Un danno in questi anni è stato proprio l'erosione di tutto quello che era veramente etico, sociale e politico sotto l'impatto di questo economicismo che è penetrato dappertutto. Ecco, un tempo, se voi aprite i manuali, vi dicevano la modernità è l'epoca dell'autonomia delle sfere, non dipendono più dalla religione, cioè l'arte da una parte, la scienza dall'altra, l'economia dall'altra, la politica dall'altra. Oggi, se la guardiamo da oggi, l'evoluzione della modernità non è l'età dell'autonomia delle sfere, l'età dell'egemonia dell'economia in questa versione, che colonizza la politica, tutto colonizza, in realtà diventa la nuova religione, no? Oggi il denaro c'ha tanti nomi, come Dio nel Medioevo, e ancora noi, anche dentro i circoli nostri, ci scappa detto che le persone si spendono per gli altri, no? Cioè ormai le consideriamo automaticamente come fossero moneta. Questo è il trionfo di una ideologia che non passa per ideologia, dice che le ideologie sono crollate, invece lei trionfa e ci sta nello sguardo, cioè per veramente uscirne tu devi fare un percorso interiore anche piuttosto spiccato. Quindi la causa immediata è questa, cioè questa fase di capitalismo selvaggio, adesso non ci abbiamo tempo, ma si distinguono almeno quattro fasi nello sviluppo del capitalismo. Quello cosiddetto dal volto umano è quello che è durato fino a metà degli anni 70, dove c'era un compromesso tra capitalismo e democrazia. Non so se vi ricordate la legge 517 sulla scuola, l'integrazione diversamente ampia, la legge 180, per cui, cioè, c'era non a caso una legislazione che traduceva un pensiero democratico. Oggi la legislazione traduce l'economicismo, ecco perché chi fa cultura nuova deve produrre leggi nuove.